Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video nella mia cucina. Sono ancora un po' tutta addormentata perché volevo fare un video sulla mia colazione, però molto reale, cioè mi sono svegliata tipo 10 minuti e voglio fare colazione assieme a voi, però ancora devo caricare, sono tutta rimbambita. Mi sveglio sempre con tanta fame. Tanti anni fa io non la facevo la colazione, tante di voi mi dite: ah, ma io non ho fame. Basta che iniziate a farla, poi il corpo si abitua e vedrete che ne sentite l'esigenza ogni giorno e affronterete la giornata in modo più energico. E poi la colazione serve molto per stare in forma, per mantenere il peso, non ingrassare, perché ovviamente vi permette di arrivare ai pasti in modo corretto, senza una fame che divorereste il mondo. Ok, sapete che io amo fare i tortini, i pancake la mattina, no? Tutte queste cose di cui faccio le ricette proprio su questo canale. E però capita a volte che vado di fretta, quindi adesso voglio far vedere come faccio quando ho fame, voglio mangiare, voglio fare in fretta. Magari può essere utile anche a voi, non so se andate a scuola, lavoro, all'università, volete qualcosa di facile da preparare veloce e lo potete anche portare dietro. Prima di tutto mi vado a preparare il mio tè. Sapete che amo tantissimo bere le tisane, tè la mattina, e in questo periodo sto amando tantissimo questo qua, che è il nuovo Body Tonics Super Fruit. Sul mio primo canale vi avevo mostrato in un vlog ultimamente, appunto, dove stavo facendo una colazione tipo questa. E poi nei vlog ovviamente non c'è mai tempo, perché ovviamente ci tengo a far vedere tutta la giornata, quindi anche per questo faccio il video proprio della colazione specifica. Là vi avevo mostrato il Fit Berry, che anche è buonissimo. Questo qua invece Super Fruit contiene ancora più ingredienti, contiene anche ad esempio la fragola, il melograno. Infatti adesso vi farò vedere una cosa con una colazione autunnale con il melograno, ed è buonissimo, e poiché c'è la fragola odora di Big Bagel. Vi giuro, c'è praticamente odora di Big Bagel, una cosa pazzesca, veramente un odore fortissimo di fragola, melograno, è buono. E dentro ci sono proprio tutti i pezzettini di frutta, è troppo bello e invitante. Comunque questo qua lo potete comprare sul sito Fittia, vi lascio il link nel box informazione. Inserite, mi raccomando, il mio codice sconto Carlita10, così avete uno sconto del 10% su tutti gli acquisti. Ed è una tisana che è troppo buona, perché è super, io nel frattempo me la preparo in questo contenitore che è troppo carino, anche questo è nuovo ed è di bambù, molto carino secondo me da portarselo dietro, prima di tutto perché si mantiene bollente, cioè quando me lo preparo a volte tipo mi metto a computer oppure esco, me lo porto dietro, dopo tipo un'ora, vi giuro, è ancora bollente, quindi è tipo un termos. E poi non si vede cosa c'è dentro, questo diventa tutto rosso, però lo potreste utilizzare ad esempio anche per prepararvi altre cose, che ne so, un tè verde, una qualsiasi altra bevanda, e così le persone non sanno voi cosa state bevendo. A volte ci sono dei colori che sono un po', capite, gli sfigatini di bevande, e fanno ribrezzo a guardarli, e invece così non si vede, quindi tè, non saprete mai cosa sto bevendo. Io, madonna, non posso smettere di odorarlo, lo adoro. Vado a mettere qua dentro due cucchiaini, piccolo trucchetto per far durare di più queste qua di Fittia, queste buste. Non riempite tutti, a volte qua non c'è, si mette direttamente questo sopra. Quel cosettino, il filtrino, lo riempite tutto, perché non c'è bisogno, sono molto potenti, ne bastano due cucchiaini, e così vedete che vi dura tanto di più la bustina. Io così faccio, infatti qua dentro metto due cucchiaini, e vi posso assicurare che tutto questo viene super concentratissimo, dolce, non ho bisogno di zuccherarlo. Ho già preparato l'acqua calda qui dentro, ci vado a mettere il filtrino sopra, molto molto semplice. Poi copro con l'acqua bollente. Nel frattempo che io mi preparo la colazione, è bello che è infusione, vedete com'è carino, è troppo bello. Poi non biscottate, è completamente freddo. Adesso lo potreste mettere nella vostra borsetta, nella valigetta se andate all'università, eccetera, e si mantiene super caldo, quindi perfetto per l'inverno. Io lo metto qua e tra un po' me lo inizio a sorseggiare. Prendo una ciotolona, poiché tutte le ciotoline per me sono troppo piccoline,
ho deciso poi dopo questa parte di far colazione direttamente in un piatto per la pasta. E quindi non badate come al solito le mie porzioni, che sono sempre molto abbondanti. Yogurt, total zero fish, vi ho fatto una testa tanta, lo sapete che lo adoro. E sto comprando queste qua, si pronuncia, questa l'ho scritto per me, per Carlita, si pronuncia faie, quindi ripetete tutte con me, faie. Qualsiasi yogurt greco, sti cavoli, vanno tutti bene. Io però prendo questo qua perché è grande, dato che ne mangio molto, io ne mangio 250 grammi al giorno, quindi questo qua con i piccolini me ne dovrei mangiare due. Invece questo qua divido a metà un giorno, metà il giorno dopo, lo vado a mettere qua dentro. Sapete che mangiare lo yogurt la mattina, che è una cosa proteica, o comunque una qualsiasi cosa proteica la mattina, va molto molto bene, perché le proteine servono fin dal mattino, soprattutto per chi si allena come me, comunque si allena in palestra, eccetera, ma anche per tutti, perché le proteine aumentano fanno aumentare il metabolismo e vi permettono di saziarvi, di saziare tutta quella fame. Molto spesso quando si mangia, nel frattempo io metto lo yogurt qua dentro, sì, voglio fare proprio una colazione chiacchiera con voi, perché mi piacciono. Fatemi sapere se anche a voi vi piace, o magari vi rompete le scatole e sentitemi parlare. Però mi piace molto parlare di questi argomenti. E vi dicevo, molto spesso, non so se vi capita mai, quando mangiate tipo la brioche, il cornetto al bar, molte persone dicono la colazione perfetta, vedete, l'ho messo a metà, dicono è brioche e cappuccino, cornetto e cappuccino. Non è vero, quella non è la colazione perfetta, perché molto spesso quando ne mangiate, cioè sempre, a me capitava che mangiavo la brioche, ci aggiungo un pochino di latte di soia per renderlo un po' più morbido, che sapete è troppo denso e non mi piace. Un pochino di latte di soia e un pochino di truvia per dolcificare. Io uso questo qua, potreste mangiarlo anche così. Io questo metodo, che mi piace tantissimo per mangiare lo yogurt, e diventa super buono, quindi un po' di latte di soia, un po' di truvia. E quindi quando mangiavo la brioche, la graffa, insomma tutte queste cose qua, al momento la mangiavo, wow, libidine, buonissima, ok. Dopo 10 minuti avevo più fame di prima, cioè incredibile. E non, cioè è strano, perché io dici, cavolo, ho mangiato una bomba calorica, un cornetto che ha moltissime calorie, moltissimi zuccheri, e no, lassa l'inghippo, perché gli zuccheri raffinati presenti nella brioche, nel cornetto, tutte queste cose qua, sono zuccheri che praticamente provocano dipendenza. Lo sapete che il mio cane fa così, perché vuole leccare lo yogurt, fa sempre questa cosa. La ciotolina no, perché c'è ancora yogurt, e poi tutta spocca. Gli zuccheri raffinati sono quelli che creano dipendenza e aumentano il senso di fame, quindi non vi saziano. Ecco perché mangiare una brioche, mangiare un cornetto la mattina per me è deleterio, perché ti fa, a parte ti fa ingrassare, fa male, che c'è lo strutto, robe dentro, ma ti fa avere fame dopo tipo mezz'ora. Invece questa colazione è molto saziante ed è molto nutriente, cioè ti fa bene, ti fa fantastica, vabbè, poi la proverete e farete sapere. Dopo aver messo questo, ovviamente ci vado a mettere un pochino di frutta. La frutta la mattina ci vuole, perché comunque contiene zuccheri, ecco, a differenza di quelli là raffinati, delle farine bianche, zucchero bianco, che dà molta energia, quindi vi fa connettere e stare in pace col mondo. Io metto i mirtilli, mi piacciono tantissimo mettere appunto i mirtilli, ma potreste mettere la mela, il kiwi, la banana, qualsiasi frutto voi preferite, ovviamente senza esagerare. Amore, ma non puoi mangiare tanto yogurt, lei è anche amante dello yogurt, tu dici che va bene, ok, ok. Mirtilli, guardate che belli. Adesso ci vado a mettere il melograno o melagrana, non so mai come si dice, ragazze, fatemelo sapere, io con le pronunce sto proprio litigata. Quindi vanno a mettere il melograno, che mi piace tantissimo ed è molto succoso, quindi dà molto appunto sapore allo yogurt. Ecco ragazzi, quindi adesso vedete, è diventato tutto rossiccio, bello succoso. Adesso vado a preparare la mia mitica cremina al cacao, che sapete che l'adoro tantissimo. Nell'altro video che feci non mi dissi le quantità precise, quindi approfitto adesso perché voglio dire le quantità precise di cacao e latte di soia. Allora io metto circa
12 grammi di cacao più o meno. Di solito la faccio a occhio. Dolcificante, sapete, uso la Truvia, 0 calorie. E ne metto 6 grammi. Metto il latte di soia, ma potreste mettere anche l'acqua o un qualsiasi latte vegetale. Ho messo quindi circa 30 grammi di latte di soia e vado a mescolare. Non vi preoccupate se all'inizio vi sembra troppo denso, vorreste aggiungere. No, queste sono le quantità giuste. Mescolate, mescolate, mescolate e vedrete che diventa una cremina fantastica, buonissima. Mmm, che spigione, un profumino di cacao, fantastico. La cioccolata tipo food porn. Fantastico, veramente fantastico. Yeah, bellissima, è troppo bella e invitante. A questo punto ci vado a mettere i miei semi e semini. In particolare oggi utilizzo semi di lino e semi di chia o chia, come volete, così li chiamate. Sono ottimi, sono proteici, contengono tante sostanze che fanno bene, semini, grassi buoni. Metteteli perché veramente la mattina ci vogliono. Io metto un po' di questi. Ecco magico, noccioline, perché sapete che la frutta secca ci vuole la mattina. C'è chi mangia mandorle, chi le noci, io mangio le noccioline, sempre frutta secca e le adoro. Questa è la granella, io cerco di prendere sempre queste qua, la granella, c'ho anche le mandorle, quelle laffettine, perché ovviamente in questo modo, tipo se mi devo mettere 10 grammi, così è molto di più che invece mettere intera, insomma. Abbiamo quindi finito di preparare la nostra prima parte di colazione. Ma dove sono i carboidrati? Mancano i carboidrati. Per carboidrati io mangerò le fette biscottate. Appunto vi volevo parlare di queste qua che ho trovato. Questi tre tipi di fette biscottate che secondo me sono i migliori. Perché le fette biscottate io le cerco ovviamente senza strutto, senza olio di palma, possibilmente 100% integrali. Allora, queste qua che le compro all'MD, se non erro, sì, sono bio, sono biologiche, quindi mi piace questa cosa, sono integrali, c'è l'olio d'oliva, ok, vado a leggere gli ingredienti, però farina integrale 52%, quindi sono metà integrali e metà no, però comunque sono buonissime, piacciono tantissimo perché non c'è l'olio di palma, c'è l'olio d'oliva e sono bio, quindi ottimo. Poi ci sono queste qua, Mulino Bianco, che sapete che è un marchio molto industriale, quindi ovviamente preferisco le cose bio, preferisco, però devo ammettere che vado a leggere gli ingredienti, queste sono nuove, c'è scritto senza olio di palma, vado a leggere gli ingredienti e c'è farina di grano integrale 99%, quindi praticamente sono quasi migliori, perché se non fosse per, c'è l'olio di semi di girasole invece dell'olio d'oliva, però insomma sempre meglio dell'olio di palma, e c'è però il destrosio, che il destrosio comunque è tipo uno zucchero, quindi ancora non so quale scegliere, le mando tutte alla fine, però non c'è proprio una perfetta. Forse la più perfetta è questa qua, Germinal Bio, che ho comprato, sono ancora chiuse, perché ovviamente voglio finire, non voglio aprire 100.000, però queste qua non è la prima volta che le compro, le ho già provate, sono buonissime, di gusto anche, sono biologiche, le ho comprate all'Ocean, ma si trovano penso in tutti gli ipermercati. Queste veramente sono proprio praticamente le migliori secondo me, perché hanno farina integrale di frumento 92%, questa era 99, è vero, però sono migliori perché poi hanno l'olio extravergine d'oliva, quindi sono migliori, e hanno solo lievito e sale marino, quindi non ci sono dolcificanti, destrosio, non c'è nulla, e sono bio, quindi ovviamente le preferiamo. Io ne mangio circa 4 o 5 di fette biscottate, però mi piace variare, cioè metto su alcune un tipo di marmellata, su altre un'altra. Fatemi sapere voi nei commenti quali fette biscottate preferite, se ne avete trovate altre con valori nutrizionali così buoni come queste. Eccole qua le mie fette biscottate. Ci vado a mettere la mia marmellata. Anche questa qua è una novità che avevo appunto accennato in qualche vlog sul mio primo canale.
Questa praticamente senza zuccheri ed è ai mirtilli, è molto molto buona ai mirtilli, così si accompagna bene, si sposa bene con la mia colazione, è buonissima. Mi piacciono tanto queste qua, ne consumo veramente molte perché sono comunque senza zucchero, quindi sono dietetiche e sono light, quindi non vi fanno ingrassare, però praticamente zero calorie, sono ottime anche se siete a dieta o comunque se seguite una dieta proteica come me, se andate in palestra, sono veramente fantastiche. E io ho provato ciliegia nera, che è anche buonissimo come gusto, frutti rossi anche buonissimo, fragola anche buonissimo. Adesso sto mangiando questo qua che è mirtilli, che anche mi piace molto. Quindi adesso mi spalmo le mie belle fette biscottate. Pronta quindi per consumare la mia colazione, nel frattempo mi vado a versare anche questo qua che è stato abbastanza in infusione, sarà diventato rossissimo, vi faccio vedere, guardate che fumo esce bollente. Ok ragazze, non mi resta che mangiare e consumare la mia colazione, quindi vi saluto, vi auguro una buona giornata. Vieni dai, protagonista. Eccola qua la rompiscatole di turno. Perché sente tutti i profumi delle pappe, è vero? Vi mandiamo un bacio grande. Spero che questo video vi abbia fatto piacere, vi abbia tenuto compagnia e servito in qualche modo. Se è così lasciatemi un bel like, che ci tengo e fanno tanto tanto piacere. Bacio grande, buon appetito e buona giornata. A volte poi faccio anche così, ci metto anche un po' di questo sopra, c'è proprio un mappazzone. La cioccolata, le noccioline, la marmellata, troppo buona.